Una giornata straordinaria, un reparto dell'ospedale ritorna a essere utilizzato per pazienti no Covid, questo perché le bolle Covid si stanno progressivamente riducendo, questo significa un ritorno alla normalità. Si sgonfia finalmente la bolla Covid dell'ospedale San Donato di Arezzo e così adesso parte la riorganizzazione degli spazi. Adesso noi ripartiamo, i numeri per fortuna calano, stamani mattina qui registriamo un numero veramente più basso rispetto a tanti giorni fa, si parla di mesi prima in cui avevamo questi numeri, dobbiamo quindi ridare dignità a tutte quelle attività che hanno proseguito, che sono state sempre un punto di riferimento importante per i cittadini, ma che ora riacquistano anche pari spazi nettamente più confortevoli rispetto ai precedenti. Il primo reparto a riprendere il proprio spazio è stato quello di malattie infettive, poi sarà la volta di pneumologia. Abituati da un anno quasi e mezzo a seguire quasi esclusivamente pazienti Covid ricoverati e vedere altri pazienti magari in consulenza e basta, tornare ad avere la possibilità di fare l'infettivologia tradizionale per noi è molto importante. Un nuovo volto dunque quello dell'ospedale, mentre man mano la lunga ondata di positivi legata alla pandemia giorno dopo giorno si sta sempre più affievolendo. Nella degenza non intensiva abbiamo ancora un piano dedicato al Covid, che è il piano zero che avevamo inaugurato ad ottobre con 17 letti. Poi all'interno del reparto di pneumologia ci sono ancora 10 letti dedicati per i pazienti che hanno un impegno respiratorio particolarmente importante in un regime di subintensiva. Noi ci auguriamo nei prossimi giorni che la discesa dei ricoveri, così come la stiamo registrando, continui. Questo ci permetterà di dedicare soltanto un'area, soltanto un piano al Covid, quindi poter progressivamente sanificare, ristrutturare e riaprire tutti gli altri reparti.